Dovranno rispondere di truffa aggravata ai danni dello Stato le persone coinvolte nell'operazione denominata Double Fas, portata avanti dalla Guardia di Finanza e dall'Inps di Pescara. Agli arresti domiciliari è finito un uomo di Montesilvano, mentre per altri due soggetti, un consulente del lavoro e un commercialista, entrambi pescaresi, è scattata la misura interdittiva per un anno dall'esercizio delle rispettive professioni. Le indagini hanno permesso di accertare il modus operandi dei professionisti inquisiti, che attraverso 17 aziende fittizie avevano effettuato 260 false assunzioni, consentendo a 70 dipendenti di beneficiare di indennità di disoccupazione e similari per un ammontare di oltre 230.000 euro corrisposti dall'Inps. A spiegare i particolari dell'operazione in conferenza stampa sono stati Luca Lauro, comandante della Guardia di Finanza di Pescara, e Federico Fumo, direttore provinciale dell'Inps di Pescara. Double fasse perché alcuni erano sia dipendenti fittizi che titolari di aziende fittizie, quindi avevano una doppia veste, diciamo. Il meccanismo adottato è sostanzialmente creare delle aziende fittizie con dei dipendenti, un numero abbastanza, insomma, un ordine di decina di dipendenti l'una, che poi dopo qualche mese veniva sempre fittiziamente licenziato per poter accedere all'indennità di disoccupazione e alle altre indennità. Ovviamente il lavoro fatto dall'Inps di segnalazione è stato fondamentale. Noi abbiamo aggiunto poi le attività di intelligence e investigative pure, quindi con l'accertamento dell'insussistenza della società e quindi ovviamente risalendo poi anche con indagini di carattere tecnico, perquisizione e sequestro di documentazione, siamo riusciti a individuare queste 260 false assunzioni effettuate da queste 17 società fittizie, ripeto, con un danno calcolato, una truffa complessivamente in 500.000 euro. E le fiere di questa truffa erano ovviamente alcuni professionisti, commercialisti e consulenti del lavoro qui di Pescara, che ovviamente predisponevano tutta la documentazione fittizia da inviare all'Inps per poi poter far accedere i dipendenti, questi falsi dipendenti, alle indennità di disoccupazione e alle altre indennità connesse. Gli accertamenti vengono fatti normalmente di routine poi da parte poi dell'istituto. Quindi attraverso poi incrociare le banche dati è scaturita una situazione poi abbastanza poi particolare, che riguardava poi un'azienda. Abbiamo attenzionato poi il consulente che svolgeva attività di consulenza per questa azienda, e da lì è scaturita tutta poi l'attività di indagine che ha portato agli accertamenti attuali. Noi attiveremo tutte le azioni poi necessarie per poter poi recuperare queste indennità che sono state poi percepite indebitamente.